cambieranno, si fa proverne. Il direttore di gara è pronto, pronti sono anche loro, attenzione, concentrazione massima, visiera alzata per il numero 59 che ancora sta interpretando questo momento di grande adrenalina. Attenzione, siamo con i protagonisti ora che vanno a recuperare la posizione. In prima fila ne troviamo uno solo per il momento, il 36, Meyer, che era stato il migliore nel corso della prima sessione di prove cronometrate. Poi il numero 2, il numero 89 ed ecco l'Inbogen che porta la sua Suzuki in pole position. Siamo pronti, attenzione, bandiera verde in fondo, la schiena di partenza si sposta alla rossa, siamo pronti al semaforo. Staccato la e meglio la domanda di rispondere a un'altra di una linea del servo di un'altra.
sono da affiancati dentro in questo momento al motore di rotta e via all'attaccato a pensigliare ancora in seconda variante con il 3. Thank you.
Thank you.
36-6 in pieno curvone ai tagli di villa, davvero un sorpasso formidabile per il pilota numero 36 che ora spacca per l'ultimo e entra per primo della seconda variante. Thank you.
primo applauso di tutta la gara, in onda, Fabiano Scari, numero 24, moto felicissimo, salutato da tutto il pubblico e dai commissari di percorso. Siamo in questo momento alla staccata della seconda variante, mentre sul traguardo arrivano gli altri protagonisti. Non abbiamo avuto la classifica per molti, ma ora a tutto il pubblico che è ancora rimasto in autodromo, consigliamo l'uscita di Santa Maria delle Selve, l'uscita praticamente del comune di Biassono, perché l'uscita di Vedano è praticamente intasata, quindi se volete fare meno coda possibile usate l'uscita di Santa Maria delle Selve, grazie. Rotta terzo e vicino loro chiamiamo anche il dottor Alberto Moretti, che è il presidente del gruppo commissario della Federazione Motociclistica Italiana, per premiare il terzo classificato, il tedesco Ruth, il secondo classificato, signore Meyer, ed il vincitore della Supermono, ecco il trofeo, signori Villa. Ed ora l'inno nazionale. Grazie al pubblico di Monza che è stato veramente straordinario.
Vogliamo ringraziare per il supporto davvero di grande professionalità la direzione gara e quindi Giorgio Campana che ha diretto insieme a tutti.